Italia, un ente non profit con la mission di sostenere progetti di sviluppo nel sud del mondo, sia sociale che ambientale, e anche progetti di questo tipo anche in Italia. Noi facciamo la raccolta di vestiti usati come un'attività principale per creare risorse per i nostri progetti e i nostri interventi, e quindi da anni facciamo la raccolta di vestiti usati in Italia. In un anno raccogliamo circa 20.000 tonnellate, una parte enorme, ma una piccola parte se vediamo quanto si consuma. Sappiamo tutto che è necessario di fare un cambiamento nel modello di consumo e nel settore di moda. Recentemente è stato pubblicato da parte della Commissione europea la strategia europea per il tessile. Questo è un primo passo per andare verso una moda sostenibile. Però c'è tanta strada da fare. Il fatto che oggi è già un settore molto complesso, ma anche con tanti operatori competenti, presenti in vari anelli, è importante per creare un futuro più sostenibile di coinvolgere tutte le competenze che ci sono già. È importante di creare una filiera che collega tutto, dal produttore, il consumatore, chi si occupa della raccolta degli abbigliamenti usati, la selezione per essere preparati per il riutilizzo e dopo, come ultima soluzione, il riciclo quando un capo non è più riutilizzabile. Questo significa anche di sviluppare nuove tecnologie. Oggi le competenze sulla selezione è molto importante e forte, soprattutto in Italia e in Europa, con migliaia e migliaia di persone che sono formate per fare la selezione. La selezione è qualcosa che ci vuole almeno 6 mesi per imparare, quindi dovremo tenere in conto che questo anello è questo che congiunge tutto quello che succede prima nel produttore che mette sul mercato i vestiti al consumatore e che dopo si fa un'effettiva raccolta che dopo prende cura di tutti questi capi che hanno ancora una potenzialità di riutilizzo. Il riciclo oggi è un anello molto debole per vari motivi, in parte per la tecnologia e sicuramente il fatto che il capo oggi che si mette sul mercato non è stato prodotto con l'idea di essere riciclato o riutilizzato. Quindi eco design è fondamentale per poter sviluppare questo settore in modo sostenibile. Ma non basta. Una volta prodotto un capo, deve anche essere istruito a tutte le persone come si fa per fare il recupero, sia sul riutilizzo che sul riciclo. Quindi una filiera che comunica a tutti i consumatori come si comporta in modo più adeguato per ottenere la sostenibilità. Il consumatore deve anche avere l'accesso all'informazione per fare le scelte giuste, quindi essere in grado di comprare il capo più sostenibile e sapere che cosa si compra. Quindi il discorso della trasparenza è anche molto molto importante. Il riciclo dopo è anche collegato al fatto della parte commerciale, in senso che deve essere una richiesta della fibra riciclata. E non solo la fibra, perché purtroppo un capo prodotto e dopo riutilizzato, che alla fine non ha più vita e deve essere destinato al riciclo, non sempre ha la fibra che si può riciclare per fare la fibra nuova. Quindi anche avere una filiera molto articolata che permette di usare il tessile per il riciclo giusto. È importante in questo momento che tutti che sono collegati a questo settore si mette a coordinare questa attività. Inutile che ognuno fa il suo sviluppo. È un mercato che in Italia significa un consumo di circa 20 kg per persona all'anno, che deve essere preso in considerazione in tutti i suoi anelli. E quindi che uno si alza la mattina e vuole fare il proprio riciclo nel proprio territorio o su un modello privato senza essere collegato a tutti gli operatori che ci sono già, non avrà probabilmente l'effetto giusto per l'ambiente, che è il nostro obiettivo, perché l'obiettivo di creare la moda sostenibile è questo, di avere un impatto meno negativo sull'ambiente sia nella fase di produzione sia nella fase di riciclo e dopo per ritornare a un'economia circolare.
Ma non solo questo, abbiamo anche un impegno sul sociale per essere sicuri che i nostri capi sono stati prodotti in modo adeguato con persone che hanno una sicurezza sul lavoro, che sono pagati giusti per il lavoro fatto e quindi è un coordinamento anche fuori dal mercato europeo per essere sicuro che questo che si importa è anche prodotto in modo adeguato. Quindi la nuova strategia presentata dalla Commissione europea tocca un po' tutti questi argomenti, quindi l'ecodesign, come sono stati prodotti i nostri capi, la priorità del riutilizzo una volta che il capo non è più utilizzato dalla prima persona che ha comprato il capo. E alla fine come si fa il riciclo e l'obbligo di introdurre fibre riciclate nella produzione nuova. È forse il flusso più complesso in assoluto, perché ci sono veramente tanti componenti, tante tipologie di fibra che devono essere considerati in tutta questa filiera. In più, quando possibile, sfruttare le opportunità di fare riciclo locale e quindi non fare trasporto oltre delle necessità, dall'altro lato prendere in considerazione molto seriamente il fatto che per ottenere il massimo possibilità di un'economia circolare e prendere cura di tutto questo che una volta è stato prodotto, si serve una collaborazione sul livello globale. Quindi non si può fermarsi e vedere solo quello che succede in Europa, ma deve essere collegato al mercato globale, perché oggi viviamo su un pianeta e non viviamo solo in Europa. Quindi il nostro obiettivo adesso con i cambiamenti del settore abbigliamento, che sarà anche collegato alle nuove legislature, soprattutto sulla responsabilità estesa del produttore, che implica la necessità da parte del produttore, quindi a chi emette sul mercato un capo nuovo, di anche prendere alla responsabilità fine vita. Quindi questo darà sicuramente nuove opportunità di vedere come si fa dall'inizio alla fine della filiera per ottenere qualcosa di più sostenibile. In Italia oggi si sta creando i primi consorzi in questa ottica che avranno il ruolo di coordinare fine vita di vestiti una volta che non sono più riutilizzabili. Quindi questi consorzi avranno il compito, ma anche la necessità, di coniugare tutte le esperienze e competenze che ci sono già. In Italia è forse il paese in Europa dove c'è più esperienza in assoluto, sia sul livello di selezione dei vestiti usati, la commercializzazione, quindi il riutilizzo in prima parte, rispettando la gerarchia del rifiuto, quindi il riutilizzo è sempre prima del riciclo. C'è un'industria molto sviluppata sul livello di riciclo, quindi anche prendere punti di queste esperienze e competenze che dopo può essere anche scalato su nuovi livelli, perché sicuramente serve le quantità maggiori di quello che siamo competenti in questo momento di riciclare. E ci vuole veramente anche un sviluppo nuovo sulle tecnologie, l'impiantistica, per poter affrontare queste nuove sfide con nuovi flussi e incremento del riciclo. Recentemente, quindi il primo gennaio di questo anno, è stato preso in vigore una nuova legge in Italia che obbliga i comuni di fare la raccolta differenziata del tessile, anche se oggi è già presente in circa 80% dei comuni, e se vediamo i numeri di cittadini che sono già coperti in un servizio di raccolta di vestiti usati, il tessile, più oltre dell'80%. Sicuramente una legge di questo tipo nel tempo andrà a incrementare le quantità, che è anche l'obiettivo e anche molto positivo perché è una risorsa che è importante gestirlo bene. In tutto questo cambiamento sarà anche questo cambiamento dell'industria del tessile, anche il produttore che avrà dei obblighi di mettere sul mercato capi più sostenibili. Quindi viviamo un momento di cambiamento e cambiamenti che avranno un impatto positivo sul futuro, importante di tenere tutto sotto trasparenza, tenere la filiera
molto collegata, quindi ogni anello è importante e deve essere coordinati e rispettati e tenuti conto delle le competenze già esistenti. Quindi il nostro appello un po' del settore è: mettiamoci insieme per collaborare, per sviluppare qualcosa che serve la presenza di tutti, e andiamo a dare soprattutto la trasparenza come un argomento fondamentale, perché senza la trasparenza non è possibile effettuare un cambiamento, e in tutto questo il cittadino, il consumatore è molto fondamentale, perché se il cittadino, il consumatore non è coinvolto, un cambiamento in un settore non si può implementare.